Il Natale è alle porte e Como da stasera brilla per le feste. Da domani invece entrano nel vivo le attività della città dei balocchi. Le vie e le piazze dello shopping tornano ad illuminarsi. Buona la risposta di commercianti e artigiani, in totale 380 le adesioni, e questo ha permesso di estendere le luminarie migliorando ulteriormente i numeri della passata edizione. Tra le vie che tornano appunto ad illuminarsi ci sono via Vittani e via Cadorna, ma anche via Borgovico, alla cui illuminazione hanno contribuito anche alcuni residenti. La massiccia adesione dei commercianti, spiega Paolo Frisoni, assessore alle attività economiche del Comune di Como, permetterà di rendere ancora più vive le nostre strade. Mi auguro che questo contribuisca a favorire un incremento delle attività commerciali. Sono molto lieto di vedere che anche quest'anno i commercianti hanno avuto il coraggio e trovato la forza per reagire alla congiuntura difficile che li affligge ormai da tempo, aggiunge il presidente di Confcommercio Como Gian Silvio Primavesi. Sono inoltre soddisfatto che i tempi pattuiti a settembre siano stati rispettati e mi auguro che, forti dell'esperienza di quest'anno, si gettino i presupposti per migliorarci ulteriormente per il prossimo Natale. Oltre alle luci dei commercianti, a breve entrerà nel vivo anche il Como Magic Light Festival dei balocchi, con proiezioni architetturali sugli edifici simbolo della manifestazione. Da domani mattina invece, ore 10, partirà il mercatino del tipico e aprirà la pista del ghiaccio in piazza Cavour. A mezzogiorno al via il Temporary Restaurant di Natale in piazza Verdi.